La lezione di stasera è legata a un'artista, diciamo che di fuori di tutti gli schemi, di tutte le righe, è considerato anche il Dante Fiammingo. È una lezione molto interessante e ci apre veramente tanti mondi e tante visioni. Questo è un particolare, per esempio, del Giardino delle Delizie, che è una delle opere più famose di questo artista. Ma veniamo subito a capire chi è appunto Bosch. Allora, Bosch è un artista che considerate vive in un periodo in cui predomina l'idea della classicità, della bellezza. Considerate siamo nel Rinascimento, tanto che si parla anche di un Rinascimento nelle Fiandre, un Rinascimento legato a tutta la cultura fiamminga, non esiste solo il Rinascimento italiano, no? E quindi ci addentreremo in una serie di artisti, e quelli fiamminghi, lo sapete, sono artisti importantissimi che hanno influenzato anche la pittura italiana, considerate Augusto de Gande, Hugo van der Goes e Roger van der Weyden, sono tre artisti che arrivano in Italia, furono proprio attivi in Italia e che fanno scambi, diciamo, l'arte italiana influenzerà molto anche questi artisti. Però ci sono due artisti che, nonostante tutto, non risentono di quello che è il clima, tra virgolette, dell'arte fiamminga, più propriamente detto, e sono proprio Bosch e Bruegel. Avrete sentito parlare anche di Bruegel, e sono artisti, mentre Bosch è attivo tra la fine del 400 e i primi del 500, Bruegel sarà attivo solo successivamente dalla metà del 500. Dicevo, Bosch è un artista che si sbancia da tutto quello che è la cultura legata alla classicità, alla bellezza, e ci porta in un mondo che è veramente fantastico. Un mondo dove ci sono le tradizioni, il folklore anche della sua terra. Si dice che lui era figlio di pittori, artisti, il nonno era importantissimo come artista, lui ha delle origini importanti e quindi si capisce che da subito lui sicuramente sarà stato messo a imparare un mestiere, anche se noi si conosce veramente poco di quello che è, insomma, il suo operato effettivo. Esistono tanti dipinti anche in stile Bosch, però in realtà i suoi si contano una ventina di trittici e una quindicina di disegni, di sicuro che sono suoi, il resto non lo sappiamo. Il 400, la situazione, qual è la corrente, diciamo, per la maggiore che va? L'arte che monopolizza la scena proprio all'inizio del 400 è quella gotica e poi subentrerà invece l'arte rinascimentale, sia italiana, e poi vedremo un rinascimento fiammingo. Ci tengo a dirvi però che tanti hanno considerato il rinascimento fiammingo come un'arte più primitiva, tanto che vengono chiamati primitivi fiamminghi, si parla di altro rinascimento, un rinascimento che non rientra in quello che è il Rinascimento e siamo abituati a conoscere noi. Comunque sappiate che durante appunto il periodo rinascimentale in Italia si sviluppa proprio nelle Fiandre un parallelo Rinascimento. E dove sono le Fiandre? Le Fiandre sono la zona che attualmente si chiama anche Belgio, no? Quella zona lì. La cultura fiamminga ha dei valori importanti che vanno considerati. Innanzitutto l'impiego della pittura olio. Questo tenetelo presente, la pittura olio, non è che prima non si usasse l'olio, era già stato individuato, no, anche l'utilizzo, l'impiego dell'olio, ma non come lo utilizzano i fiamminghi. Sono loro che lo porteranno in Italia, attraverso poi Antonello da Messina, verrà veicolato anche in Italia, la pittura a tempera verrà soppiantata dalla pittura fiamminga. La pittura olio loro la utilizzano con la tecnica delle velature, vale a dire stratificando il colore per velature, perché l'olio, se si aggiunge al colore a olio elegante, più diluito, fa l'effetto di velatura e riescono a rappresentare la luce in maniera particolarissima, soprattutto utilizzando la pittura, lo vedremo anche di interni. Questa è un'immagine importante perché se andate a Berlino, alla Biblioteca di Berlino, andate a visitare, la pagina 244 di un manoscritto di Antonio di Borgogna, troverete le illustrazioni. Una è questa. È un'illustrazione importantissima perché ci fa vedere i bagni che erano a Bruges. Vedete i bagni dove
ci andavano determinate persone. Chi sono queste persone che frequentano tutti questi bagni? Sono logicamente i commercianti, perché Bruges è un centro importantissimo, la zona delle Fiandre, la zona del nord Europa, si scambiano commerci di vario tipo, di stoffe, lo vedremo, e questo è un momento di ristoro, un momento di ristoro in cui i viandanti, i commercianti, si prendevano, vedete, i bagni, sceglievano delle ragazze, potremmo dire delle escort, mangiavano insieme, poi riparavano dietro una tenda e addirittura passavano, diciamo, dei momenti felici. Ma questa è una concezione dello spazio rinascimentale, la prospettiva lineare centrica, tutto ordinato, basta vedere la predella del Beato Angelico, in cui trovate uno spazio armoniosamente diviso con un punto di fuga centrale, preciso nell'atto sacro, nella scena in cui viene guarito il diacono Giustiniano. Vi mostro per esempio questo dipinto. Ecco, uno dei personaggi che viveva a Bruges è proprio lui. Era uno di quei commercianti, un mercante di Lucca, Arnolfini, ve l'ho presentato altre volte, che viveva anche a Bruges e lui frequentava anche lui, era uno di quei personaggi, i commercianti, che quando si spostavano visitavano i bagni che vi ho detto. Questo mercante lucchese. E qui cosa ci colpisce di questo dipinto? Non ve lo rianalizzo perché lo abbiamo analizzato tante volte. Ci colpisce però la posa ieratica di queste figure, la minuziosità con cui è rappresentato tutto l'ambiente. Ma vi voglio dire di più, l'ostentazione della ricchezza. Questo è quello che ci deve colpire più di tutti. Pensate all'arance, che sono un frutto che qui non è presente, no? Nel nord Europa. Oppure pensate al tappeto che viene dalla Turchia, alle stoffe di lana lavorate, ma vi invito a vedere come sono vestiti questi personaggi. Vi scenderò in dettaglio, non vi dico poi che Jean Van Eyck, lo sapete, tutta la storia, si è firmato nello specchio convesso, perché lo specchio non a caso era anche una produzione che era nelle Fiandre. Guardate, questi sono i vari punti di fuga presenti nella scena. E quindi capite, non c'è più la prospettiva lineare centrica del Beato Angelico, però nell'insieme ci restituisce un'immagine vera. Guardate i tessuti di questa donna, della moglie dell'Arnolfini. Guardate, ha questa pelliccia, lo sapete da cosa è fatta? È fatta da scoiattolo rosso. Mi direte voi, scoiattolo rosso, ma se è bianca? Ebbene sì, lo scoiattolo rosso che vive, vedete, in tutta questa zona del nord Europa, ecco, ha solo una piccola parte nel petto. Gli studiosi hanno calcolato che ci sono voluti 2000 scoiattoli per creare tutto il vestito che indossa la moglie dell'Arnolfini, perché il vestito è di lana, ma è rivestito anche tutto dentro, lo vedete, tutto imbottito nell'interno, vedete come è gonfio anche come vestito, perché è tutto imbottito. Lo stesso dicasi di lui. Lui addirittura utilizza la martora, è questo animaletto qua che vive anche qui in queste zone che vedete, e si pensa che, calcolando, abbiano impiegato circa 100 martore per fare il suo vestito. O che dire di un artista come Roger van der Weyden, che vi ho detto lui è un artista importantissimo anche per l'arte italiana. Che cosa ci colpisce qui? Anche se è una scena, diciamo, dove si nota la partecipazione fisica della Vergine, vedete che assume proprio la stessa posa, che assume Gesù. La madre eguaglia il Cristo anche nella sofferenza, no? Però in realtà queste sono immagini nitide, immagini che potrei dire lontane da tutte quelle credenze, da tutti quei pregiudizi, che sono tipici del periodo medievale, che ritroveremo invece in Bosch. Vi invito a vedere ancora una volta le stoffe. Guardate, sono capolavori incredibili, la ricercatezza con cui è rappresentata proprio in maniera così analitica e dettagliata. Una pittura straordinaria, grazie proprio all'impiego dei colori a olio. Veniamo al trittico del Carro del Fieno. È una delle opere più importanti, si deve appunto a Bosch questo trittico, e per la prima volta mette in scena, guardate, il paradiso, l'inferno, e qui trovate al centro il trittico del Carro del Fieno. È un trittico legato alla degenerazione del genere umano e ha veramente perso ogni
contatto, diciamo, con quello che è la moralità, il vivere sereno, perché ricerca solo e esclusivamente la ricchezza.